Lavoro in corso, la tabella è in formato maxi, ben visibile anche da lontano. La Nocerina non è certamente una delle sole squadre big della Serie D ad avere problemi rispetto alla costruzione del nuovo gruppo squadra. Altri team blasonati, come o più dei Molossi, sono nella stessa situazione. E allora, come sempre diciamo, bisogna aspettare esclusivamente il risultato del campo, solo quello conta, il resto sono chiacchiere. Le critiche ci stanno quando costruttive e propositive, il resto sono polemiche, fuffa inutile che alimenta solo antipatie. Di sicuro una società importante come la Nocerina deve necessariamente creare attorno a sé quel senso di fiducia, interesse e passione che spesso purtroppo non si sono viste. È stato un errore madornale, per esempio, a nostro avviso, chiudersi nel silenzio, gestire con poca comunicazione l'ultima fase della scorsa stagione, la prima della nuova, in quest'estate in cui della Nocerina si è saputo poco o nulla. E poco si continua a conoscere della nuova squadra, in quanto molti giocatori si stanno allenando ad Angri in prova, non ancora tesserati ufficialmente, agli ordini di un Giovanni Cavallaro che nemmeno più rilascia dichiarazioni. Nelle prossime ore sentiremo Bolzan, il direttore sportivo, che sta provando a costruire una squadra interessante, a suo dire giovane, con la speranza di far partire quel progetto ambizioso di cui parlava già qualche mese fa. Qualche notizia di mercato infine c'è, ma da prendere comunque con le molle. Vicino a Simonetti, infatti, pare potrebbe giocare l'anno prossimo il 21enne Palmieri, che ha giocato 22 partite con la Fermana in Serie D.